benvenuti o bentornati in questo nuovo video, ma soprattutto benvenuti o bentornati sul mio canale. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video e soprattutto lasciate un like se vi piacciono i video di questa tipologia. Mi raccomando. Allora, come avete visto, oggi siamo qui per aprire questa bellissima scatola di Pink Panda. Se vi ricordate, per i più fedeli, la prima volta che ho fatto un ordine su Pink Panda mi era arrivato un sacchettino e ci sono rimasta un po' male. Siamo migliorati perché è arrivata la scatola questa volta, come mi aspettavo la prima. Però non ancora benissimo perché mi aspettavo la scatola quella bella con scritto Pink Panda, tutta quella rosa, è bellissima. Però sono stati molto carini perché mi hanno messo l'adesivo con scritto Pink Panda Fucsia, tra l'altro in pendant con come sono vestita, mi sono vestita così apposta in realtà. Quindi direi di non perderci in ulteriori ciance e di andare ad aprire la super scatola pesantissima e scoprire cosa ho acquistato sempre con il Black Friday. E quindi con i saldi del Black Friday questa volta ho preso tutto, make-up e affini su questo sito. E quindi direi di andare ad aprirlo. Visto che mi spiaceva rompere l'adesivo, l'ho staccato e l'ho salvato. Evviva! Allora, qui dentro. Ullala! Allora, qui c'è il mio ordine con tutte le mie cose, il mio indirizzo, cioè, quindi lo nascondiamo subito. E vediamo come si presenta l'interno della scatola. C'è già uno spoiler, ragazzi! Sì! Ho ricevuto la mystery box del Black Friday che però aprirò più avanti. Quindi fatemi sapere se per caso voi. Oh, quante cose ci sono. Sono super curiosa. Fatemi sapere se la volete vedere aperta in un video perché non so quanto resisterò con questa chiusa in casa. Quindi fatemelo sapere, mi raccomando. Adesso la metto lontano da me così non cado in tentazione. E guardate che bella questa confezione con tutte queste cose. Mai, piace un sacco. Allora, ci sono delle cose che non devo far vedere, ma direi di cominciare. Allora, visto che poi mi chiedete i prezzi a volte, direi di prepararmi già qui le cose. Dunque, allora facciamo così, mi porterà via un po' più di tempo, ma i prezzi ve li metto scritti qui sotto, insomma, da qualche parte vi metto i prezzi di quello che ho acquistato perché altrimenti non ne esco più. Qua ho tutto comunque reso conto, quindi man mano che editerò il video vi metterò i prezzi. Allora, la prima cosa che ho acquistato, e che vi dico la verità, non me lo ricordavo neanche, so che non è da tantissimo che l'ho fatto, è il Retinol Serum di Beauty Formulas. Dice aiuta i segni dell'età. Ah, ecco, ed è vegan friendly, qui questo è molto molto importante. Andiamo ad vedere, quindi questo pack contiene 30 ml. Mi piace un sacco. Ah, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ah, il dispenser così, vedete. Mi piace un sacco. Vediamo. Che buon profumo, ragazzi! Metto qua perché ho una rughetta che mi dà fastidio e quindi approfitto. Allora, mi ricorda, ha odore tipo di biscotto. Mi ricorda qualcosa. Un odore molto molto familiare di quando ero piccola. Mi piace un sacco. Cosa c'è lì in fondo? Ah, ok, lo metto via così. Niente, promossissimo, sono super contenta. Poi, ullala, ho comprato di Weibo questo scrub per le labbra allo zucchero. E
voglio andare subito a vedere com'è, sono super curiosa. A parte il pack che è super carino con le labbra, ma guardate che bella la confezione, cioè sembra fatto apposta, siamo in tinta anche in questo caso, e voglio subito andare... Oh mio Dio ragazzi, ha un profumo di zucchero filato alla fragola, oh mio Dio che bello, che buono, non vedo l'ora di provarlo. Sono super curiosa, ma guardate quanto è cute questo pack, è troppo troppo bello. E poi il colore non rende molto molto più fucsia, cioè è proprio fucsia come... Sì, è un po' più scuro del mio maglioncino, però il gradiente è quello. Sono 11 ml ed è di Wibo, ma è super super bellissimo. Sembra un ovetto con la base piatta, ma è super carino. Ma quante cose carine che ho comprato! Poi... Sempre di Wibo, ho comprato la base per l'ombretto e dovrebbe essere una base cremosa, quindi andiamo a vedere un attimo com'è, perché sono molto molto curiosa. Ma è piccolo! Ma allora, io non so, ma questi packaging mi fanno impazzire, tra l'altro nero come il Black Friday quando l'ho acquistato, ma è meraviglioso. Allora, il colore... Vediamo se riesco a farvelo vedere senza... No. Allora, il colore è un color sabbia un po' scuro incrociato con il marroncino. Ha un buon profumo anche questo. E sono molto molto curiosa di provarlo, però in effetti potrei anche provare a vedere com'è. Ma è super... È veramente super cremoso e vellutato, mi piace un sacco, comunque risulta trasparente una volta steso sulla mano, come vedete non si vede nulla, vabbè non si vede nulla anche perché la mia videocamera fa un po' schifo, ma comunque non vi preoccupate. Andiamo avanti, ullala, ho comprato una cosa che volevo da tantissimo tempo. Io non so come mi hanno messo le cose qua, però ho trovato questa adesso. E quindi vi faccio vedere che ho comprato questi gold patches per gli occhi, qua, già insomma per i sottoocchi della Mayani. Allora, sarei molto curiosa di aprirli, però non so. Quindi ragazzi, perdonatemi, ma li lascio chiusi. Se volete però... me lo scrivete nei commenti e magari li proviamo insieme in un video, va bene? Andiamo avanti perché sennò questo video non finirà mai più. Allora ragazzi, chiara passione cerchielli, non ho resistito. Io appena l'ho visto ho detto questo deve essere mio. Il cerchiello di Biancaneve con questo mega fiocco rosso, ragazzi non potevo lasciarlo lì. Mi piaceva un sacco, tra l'altro l'ho riguardato oggi ed è già aumentato di 2 euro di prezzo, quindi ho fatto assolutamente un affare ed è troppo troppo bello della collezione, della collezione Disney, della collezione Disney Princess per l'esattezza, insomma, di raso, cioè ditemi voi, è troppo bello, è meraviglioso, non vedo l'ora di indossarlo. Andiamo avanti. Allora, poi ho fatto un po' di scorta di maschere. Allora, vi faccio vedere prima tutte queste. E sono sorelle, cugine, gemelle, eccetera. Tra l'altro non so se una l'avevo anche trovata nella mystery box di Pink Panda dell'altra volta. Comunque, ho comprato queste maschere qui. Tutte della Seven Heaven, no forse questa no, allora tre sono Seven Heaven e una è Montagne Jeunesse. Allora Montagne Jeunesse è io non me la ricordo, questa non è che si sono sbagliati, mi hanno dato un altro, vabbè, Spa Beau de la Mer Morte, quindi questo è a qualcosa del Mar Morto. Poi questa è gentile sfogliante
L'ho comprata perché si chiama Hot Spring Sauna Musk e mi incuriosiva un sacco. Dovrebbe essere all'argilla. E qua c'è scritto che c'è dentro Pulped Pumpkin, Grounds Volcanic Spring Minerals e Chopped Ginger, quindi ginger, zucca e minerali. Io odio il ginger e odio pure la zucca. Ottimo. Però vabbè, magari nella maschera l'odore è buono. Poi questa Pulped Papaya Rescue Mask, che è per i capelli, e quindi ero super super curiosa di provarla, non vedo l'ora. Tra l'altro volevo capire, ma mi sembra che sia proprio liquidina, perché non sapevo se magari era tipo di stoffa, tipo turbante da mettere, ma direi che no, è proprio una crema da mettere. E non so se, se basta solo per un'applicazione o di più, ma in caso vi farò sapere. Fatemi sapere nei commenti se volete saperne di più. E poi l'ultima maschera che ho preso non mi fa impazzire, perché sto notando adesso che è una peel off, evidentemente non me ne ero accorta. Io quelle che si strappano non le prendo quasi mai perché mi irritano un sacco la pelle, quando le tiro via tirano un botto e non mi ci trovo per niente bene. Comunque è all'argilla di Cactus Rosa e quindi proviamo. Poi ho preso delle altre maschere, ho preso la maschera viso, ma sono due. O è solo una? No, è solo una. Alla Cannabis Sativa Peel Off Mask. Mi sa che pure questa è da strappare. E vabbè, la proveremo. Vabbè, proveremo anche questa. Poi ne avevo prese delle altre che mi incuriosivano un sacco, ragazzi. E sono queste due maschere. Allora, in teoria, a parte che sono super piccole, io pensavo di ricevere dei pacchettini un pochino più grandi. Questi qua sembrano quasi dei campioni gratuiti, e con quello che le ho pagate, vabbè, questo mi ricordo il prezzo. Allora, sono quelle maschere che quando le metti dovrebbero fare delle gigabolle sul viso. Questa è al milky, quindi al latte, e questa c'è scritto Volcanic Ash. Non so se è il cioccolato o qualcos'altro, spero che non puzzi di quella cosa marrone. E niente, anche queste, se volete, le possiamo provare in un video. Non so perché sto dicendo queste cose, potrei vergognarmi parecchio a provarle in un video, però vabbè, se volete, le possiamo provare in un video. Andiamo avanti. Qui cosa c'è? Allora, ho acquistato due eyeshadow, uno super sparklo. Perché faccio queste figure? Allora, questo è Sparkle, niente, non ce la faccio. Questo è i brillantini, è molto chunky. E questo invece è un satinato. Non li apro perché ci stiamo impiegando un sacco. E tra l'altro, ho fatto già la mia figura perché questo in realtà è un illuminante e questo è un ombretto. Quindi io adesso non mi ricordo manco cosa ho comprato, ragazzi, perché ho preso troppe cose. Quindi, allora, questo è vuoto. Andiamo avanti. Cosa ci sarà qui dentro? No, vabbè, ragazzi. Provate a indovinare che cos'è. E no, non è una bomba da bagno ed è morbida. Non me l'aspettavo morbida, pensavo che fosse dura, invece è morbida. No, ragazzi, non ci posso credere. Ma che figata è? No, vabbè. Ah, questa bellissima donut è di Revolution. Mio Dio, ma quanto è meravigliosa, ragazzi! Quanto è meravigliosa! Ed è la Maple Glazed Palette di Revolution. Adesso voi ditemi se è poco fica questa bellissima palette. Cioè, come facevo a lasciarla lì, una palette del genere? A forma di donut! Alla vaniglia! Aspettate che la sistemo un attimo. Vabbè, vi faccio vedere gli eyeshadow, i colori che sono sui toni dell'oro e del beige, del marroncino, sono bellissimi. Io non potevo lasciarla lì, ragazzi. Non È super meravigliosa, troppo troppo carina. Ma. Ne ho presa un'altra, sì, perché sono troppo belle, ragazzi, troppo.
No, vabbè, questa al cioccolato ve la devo far vedere ancora più da vicino perché è... No, si sta staccando. Cioè, guardate, ragazzi. Non è... Cioè, è meravigliosa, non potevo lasciarle lì. E questa, invece, è più sui toni del marrone e riprende un po' di oro bronzato, diciamo. Comunque è molto molto bello, fa un sacco di riflesso. Comunque questi sono i colori e sono super meravigliosi. Anche se, vi ripeto, vi dico la verità, non le ho scelte per i colori. Le ho scelte perché sembrano delle ciambelle di Homer Simpson da mangiare. Sono troppo belle. Fatemi sapere qual è la vostra preferita tra le due. Io penso di sapere qual è la mia, però sono meravigliose tutte e due, poi super super morbide, quindi anche come antistress. Ho già volato via una perlina verde, sono diventato un donut anch'io, e andiamo avanti con il... Ah, a proposito, questa è marrone, si chiama Chocolate Dipped. Questa è Chocolate Dipped, quella marrone, e invece quella gialla era Maple Glazed. Ok, andiamo avanti. Allora, non ho resistito perché volevo qualcosa di marchiato Pink Panda, e quindi ho acquistato anche il loro elastico personalizzato con scritto Pink Panda Love You col cuoricino. Mi piace un sacco. Ho preso un'altra maschera, non me la ricordavo. Hair Mask Keratin, quindi questa è una maschera alla cheratina per i capelli. Sono molto curiosa di provare anche questa. C'è scritto mascherilla de queratina para el pelo. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, ho acquistato, oddio, guardate che bello, un pennello. Andiamo a vedere com'è, sono curiosa. Allora, questo dovrebbe essere, allora, a parte che c'è scritto che è vegano, vedete? No, non mette a fuoco, però è vegano ed è un pennello per le sfumature. Niente, non riesco ad aprirlo, mi dispiace, quindi rimarrà chiuso. Spero che riusciate a vederlo così, spero che le setole siano morbide, mi pare di sì. Era una novità, quindi ottimo. Poi, un altro pennello che ho acquistato, questo in blu, di Revolution. Qua non c'è scritto se è vegano o meno. E anche questo comunque era per le sfumature degli occhi. Qua non si vedrà una cippa lipo perché lì c'è giusto giusto il logo. Comunque fidatevi che è un bel pennello. Poi, qui cosa c'è? C'è un'altra maschera! Ah, ecco, questa me la ricordavo. Una maschera esfoliante Detox. Che mi ricordo che l'avevo acquistato perché avevo letto Detox. Ma qui ci sono delle cose nascoste, ragazzi, perché ci sono... ecco. Allora, un altro pennellino. Questa volta rosa, stavolta apre, super super morbido, mi piace un sacco. Ah, non si vede, comunque è bianco e poi fino qua arrivano delle sfumature di rosa, vediamo. Sì, un po' si vede, guardate che bello, meraviglioso. Super super bello, mi piace un sacco. Sì, avevo bisogno di un po' di pennelli nuovi, decisamente. Poi andiamo avanti, cosa c'è qui? Allora, ho comprato questo bel barattolone di maschera per capelli, anche questa alla Empire Mask, chiamiamola così, ed è senza parabeni, senza solfati e dermatologicamente testata della XHC ed è 220 ml, ok? Eccola qui. Allora, andiamo avanti. Dunque, qui di Make Up Obsession ho comprato un ombretto che adesso cercherò di farvi vedere se riesco ad aprirlo. Niente, ragazzi, io mentre cercavo di aprirlo ho fatto un danno perché l'ho sfondato dietro, quindi vedete, sto peggiorando la situazione, quindi non lo cercherò di aprire più, no, decisamente no. E spero di non aver fatto il danno. Comunque è un ombrettino molto molto carino in colorazione e 10 metal, quindi è metallizzato. Andiamo avanti e non c'è più niente, ragazzi, è finito tutto e qui c'è tutta carta.
Quindi fatemi sapere qual è la cosa che avete preferito di questo mega mega ordine. La mia sicuramente questa, insieme a loro due. Le adoro, le amo e le straamo. Fatemi sapere nei commenti appunto il vostro prodotto preferito, se volete che testiamo qualcosa insieme in un video eccetera, così magari facciamo una first impression eccetera. Fatemi sapere soprattutto se volete un video dove apriamo questa insieme, per favore ditemi di sì e in fretta perché io la voglio aprire, non vedo l'ora. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!